cominciamo a vedere che cosa è successo con i flussi elettorali. I flussi. Cioè, chi ha votato per Le stime dei flussi. Le stime dei flussi, vediamo un po'. Perché anche i flussi hanno un margine di approssimazione. Allora, noi abbiamo guardato 100 elettori del Movimento 5 Stelle oggi e abbiamo guardato che cosa votavano nel 2008. A noi viene un flusso da entrambe le parti. Il 21% ha votato PD, il 19% PDL, nei sondaggi 19-21 è lo stesso numero, Cioè, grosso modo la stessa cosa. E poi una distribuzione molto forte negli altri partiti, molto sparsa, con tanti che si erano astenuti, 20%, uno su cinque degli attuali votanti prima si era astenuto e adesso ha avuto l'impulso, lo stimolo di votare da parte delle proposte di Grillo, e tanti giovani, tanti che nel 2008 non votavano perché non avevano 18 anni. Quindi un elettorato variegato con, come si era detto anche qui, una forte accentuazione tra i giovani. Beh. Vediamo 100 elettori del PD, 100 elettori del PD nel 2008 cosa votavano? Allora, il PD ha un tasso di riconferma relativamente alto, 61%. Una volta si sarebbe detto... Una volta era più alto, Una volta era 90, ma se si pensa che il PDL, come vedremo tra poco, ha 49, 61 è già molto. Tanti sono andati al Movimento 5 Stelle e lì Bersani non è riuscito a trattenerli. C'è un flusso forte di cui dovrete valutare bene le cause. Tanti se ne sono andati. Poi si sparpagliano Monti, Sel, poca roba a Sel, Rivoluzione. Sel è uno dei pochi partiti che è cresciuto. 100 elettori del PDL, 50 avanti, PDL. 50, come sapete, non l'hanno riconfermato e sono andati più che altro sotto astenuti bianche nulle, 23%. Voi sapete che il PDL ha preso il 38% nel 2008 e oggi è molto, poi molto al di sotto. Poi tempo faremo i confronti con allora, andiamo avanti. Movimento 5 Stelle qui 13, 100 elettori della Lega oggi, pure la Lega ha avuto un tasso, come ha riconosciuto lo stesso Maroni prima, di forte smottamento, è riconfermata solo dal 42%, 14 è andato nel PDL ma l'11 nel Movimento 5 Stelle, questo molto di più in Veneto. Infine, dove sono andati i 100 elettori che si erano astenuti nel 2008? Il 75% di quelli che si erano astenuti si sono riastenuti. Anzi, come sapete, gli astenuti sono aumentati. Bisognerà parlare un giorno di questi 2 milioni di elettori che sono astenuti in più. Anche quella è una forma di protesta. Gli altri, tanti, come si è detto, sono andati nel Movimento 5 Stelle.